Hello there! Di ritorno dal mio viaggio da Dublino. Sono andata a Dublino infatti per vedere il mio primo concerto dei One Direction. Vi faccio vedere che cosa ho comprato. Sarà una haul non lunghissima perché ovviamente in una sola mattina non mi sono potuta sbizzarrire troppo. Però se volete vedere qui sotto vi lascio il link del vlog del concerto dei One Direction, appunto della giornata che ho passato a Dublino. Il giorno seguente al concerto invece sono andata con mia mamma in alcuni negozi e quindi, siccome alcune di voi erano curiose di vedere che cosa ho comprato, vi faccio subito vedere quello che ho comprato. Iniziamo da Topshop. Da Topshop non ho comprato mille cose, anche perché i costi non erano certo bassissimi, quindi ho deciso di comprare solo due smalti, perché questo YouTube ho visto tantissime YouTubers con questi smalti e volevo assolutamente provarli. Sono costati purtroppo un pochino, sono costati 6 euro l'uno, ma io ho già provato il colore azzurro, che vi faccio vedere, è questo qui. Io ho già provato l'azzurro e secondo me 6 euro ne valgono la pena. Io noto la differenza della qualità di Kiko. Questo è l'azzurro e poi ho comprato anche il colore rosa. Ho un sacco di smalti rosa, ma purtroppo non ho ancora trovato lo smalto rosa che mi piace davvero, quindi ho preso questi due colori che tra l'altro stanno anche bene insieme. Sono andata in questo negozio che si chiama Pennies, non so neanche come pronunciarlo, comunque è della marca Primark. E in questo negozio vendevano davvero di tutto, dai vestiti ai trucchi, anche oggetti che si vendono normalmente nei supermercati. E qui invece, al contrario di Topshop, i prezzi erano veramente bassissimi. Ho comprato due cose. La prima è questo capo, è una tutina e a me piace tantissimo questo modello di vestito. È blu a pois bianchi. E qui sotto, anche se non si capisce, vi assicuro che ci sono i pantaloncini. E invece sopra, come dettaglio, c'è la solita cerniera che ormai hanno un po' tutti i vestiti, e le spalline sono così semplicissime e mi piace tantissimo. Questa l'ho pagata 13 euro. L'altro acquisto che ho fatto invece era in un'area dedicata ai One Direction. Non so se l'hanno messa solo in occasione del concerto, infatti One Direction hanno fatto 3 date a Dublino, oppure se è sempre lì. Comunque è un'area One Direction ufficiale, col merchandising ufficiale, e fortunatamente sono riuscita a trovare un capo che non sia troppo da bambina. Ho deciso di comprare questa maglia e ho preso una taglia enorme perché a me piacciono le maglie che vestono tanto larghe. E questa la trovo davvero carina, ci sono su tutte le copertine del CD Midnight Memories e c'erano anche identiche ma con su la faccione enorme di ogni membro della band, ma purtroppo non c'era quella con su lui, c'erano solo Zayn e Harry, quindi ho deciso di comprare questa con il CD che mi piace tantissimo. Infine non potevo non andare da Forever 21, Forever 21 è in assoluto il mio negozio preferito e quindi appena vado all'estero mi butto a Forever 21. Per iniziare ho comprato questa fantastica ciambella per fare lo chignon più comodamente e sono felice di averla finalmente trovata del colore nero, perché a me appunto serve il colore nero e la vedevo sempre o per le bionde o per le castane, e da Forever 21 invece ho trovato finalmente quella nera. Un'altra cosa che ho comprato che è molto nel mio stile è una gonna vita alta, anche questa a pois. Questa volta però il colore è nero e i pois sono sempre bianchi, semplicissima, vita alta ed è costata 11,75 euro. Andando avanti, sempre seguendo il mio stile, a me piacciono tantissimo i vestitini e mi piacciono tantissimo anche i fiori, quindi ovviamente ho comprato un vestitino a fiori ed è questo qui. È veramente veramente comodissimo perché ha questo tessuto che cade morbidissimo e dietro si può fare il fiocco e rimane un buco sulla schiena. Ovviamente non potrete capire molto perché non è indossato, però è veramente veramente comodo, semplice ma comunque carino. E questo è costato esattamente 17,75 euro. Infine, parlando sempre di vestiti, non potevo lasciarmi scappare anche una tutina presa da Forever 21. Questa volta lo stile è molto più elegante, infatti è tutta nera e inoltre sotto alla fine dei pantaloncini ha il pizzo, e il pizzo c'è anche qui davanti e ci sono questi bottoncini che si aprono davanti. Mi piace veramente veramente da morire. E questa è costata 20 euro, mi è piaciuta veramente subito. L'acquisto del giorno, l'acquisto di Dublino, è assolutamente questo qui.
Infine ho comprato due cose che in realtà mi servivano anche e sono gli occhiali da sole. Io avevo un paio di occhiali da sole anche abbastanza simile come modello ma viola che avevo ormai comprato 3 anni fa quando ero andata a Berlino. Quindi ho detto mi servono degli occhiali da sole nuovi e ho preso questi qui, li ho trovati veramente veramente carinissimi, sono neri e hanno questo particolare in oro così che stiano bene con tutto. E un'altra cosa che mi serviva davvero davvero tantissimo era un cappellino. Io ormai da quando sono piccola che non compro cappellini perché diciamo penso che non mi servano, però quest'estate avrò molti concerti a cui andare e serve coprire la testa dal caldo. Inoltre andrò anche a Londra, quindi dovrò assolutamente avere bisogno di un cappellino e da Forever 21 ovviamente ho trovato quello che cercavo. È di questo colore che sta bene con tutto, che è il beige. Davanti c'è scritto West Coast e dietro c'è scritto Best Coast. È un cappellino che veramente fa per me, è quello veramente fatto apposta per me. Inoltre l'ho trovato finalmente che mi sta bene perché io ho, diciamo così, la paura che i cappellini non mi stiano bene. Ma questo invece mi piace molto. Il video è terminato, la haul purtroppo è finita. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi sono piaciuti i miei acquisti, spero di sì. Qui sotto nella descrizione inoltre trovate tutti i link per potermi contattare, scrivere, cercare, fate quello che volete su Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, Ask, veramente da tutte le parti perché io adoro internet. Quindi andate a guardare e inoltre non dimenticatevi che vi lascio anche il link per guardare il vlog di Dublino del concerto di One Direction che è stato favoloso, nonostante il tempo, nonostante la pioggia, il freddo, è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Io vi saluto, vi mando un enorme bacio, vi ringrazio sempre per i commenti, per le visualizzazioni, per le iscrizioni. Io sono felicissima di avervi conosciuto e di questo canale, sono veramente felicissima e ci vediamo prestissimissimissimo al prossimo video. Ciao!